visita fuori dagli Stati Uniti del Presidente Trump sia stata proprio nel Medio Oriente, quindi evidentemente lui ritiene che questo sia dal punto di vista geopolitico e di politica estera americana un'area cruciale. Mi fa piacere personalmente che abbia fatto ieri la visita simbolica al muro del pianto. Oggi sta con il presidente Abu Mazen. Ma è uno strappo rispetto a una tradizione dei canoni delle visite dei presidenti americani, effettivamente ha questo grande peso, gesto? Diciamo, è un gesto come, e poi vedremo se lo farà o meno, lui ha anche promesso che l'ambasciata americana in Israele sarà spostata da Tel Aviv a Gerusalemme, che è un altro gesto che nessun presidente se l'è mai sentito a fare, e vedremo che lo farà. Io credo che un attivismo molto concreto di Trump, se sarà tale, potrebbe essere positivo per cercare di... Che cosa potrebbe dire invece ad Abu Mazen adesso nell'incontro? Ma io credo che il tema, e qua parlo davvero da, non più che da politico italiano, da un cittadino israeliano, il tema vero della pace in Israele sia davvero quello di trovare per Israele una controparte che può prendere l'impegno e che può prendere veramente la responsabilità di fare questo passo. Quello che Arafat, e qua torniamo al 2000, al Camp David, che ha segnato anche la politica israeliana, non se l'ha sentito di fare. Se c'è dall'altra parte un controparte che veramente può fare questo passo, io credo che anche la politica israeliana si adeguerà. Io su questo sono convinto. Allora, io vorrei chiedere...